Si è appena conclusa la diciassettesima ed ultima giornata del girone di andata del campionato di eccellenza. Eh, siamo allo spivaccio di Cingoli e la Cingolana ha superato di misura la diesina quindi ha vinto per 1-0. Eh, mister, il primo tempo forse la Cingolana ha dominato un po' la partita e eh, fortunatamente Argentati è stato bravissimo e ad annientare due calci di punizione che sono, altrimenti sarebbero entrati in porta. Eh, il secondo tempo invece la squadra ha preso Coraggio, e comunque, fino all'espulsione di Zagaglia ha fatto vedere qualcosa. Ma guarda, al primo tempo abbiamo ci ha messo in difficoltà più che altro il campo da gioco perché era in pessime condizioni. Quindi eh, i, no, i miei uomini bene, volevano, volevano mh, giocare la palla, e la cingolana e ha sfruttato, ha sfruttato bene i nostri errori. E, e ci ha creato qualche problema. Poi nel secondo tempo ci siamo adeguati, la squadra è venuta, è venuta fuori molto bene, ci abbiamo avuto delle ottime palle gol, purtroppo e, mh, purtroppo diciamo, le abbiamo sbagliate ma anche per il bravura del portiere di de loro la, Giulietti sì, anche Giulietti, eh, Giulietti ci ha messo su I portieri su, oggi sono stati ehm, pro protagonisti. Protagonisti, il, eh, Giulietti addirittura anche sull1 0 per loro, quindi l'ultimo minuto che ha salvato due palle gol proprio. E il, eh, dopo sì, l'espulsione come detto eh, mh, ci ha pregiudicato diciamo, un po' di cose, di, di cose però ecco, non è che poi è stato, il gol è stato fatto su punizione, su una palla forse un po' troppo lenta. Eh, quindi sì l'espulsione le, le, ha pregiudicato però sì, eh, il secondo, il secondo, la seconda ammunizione forse è stata un pochino eccessiva ma a guarda non, non è avviso, mia abitudine però, parlare degli eh. arbitri quindi c'è stata l'espulsione purtroppo è stata così la prendiamo atto eh, sono stati bravi loro a sfruttare un'occasione una minima occasione abbiamo lasciato e poi, poi ti dico, abbiamo avuto altre palle gol ma eh, il portiere ha fatto delle ottime, ottimi interventi. Sì. E oggi abbiamo visto esordire Servi, sì. eh, e, quindi è un giocatore che è appena arrivato e però insomma, ha avuto anche lui qualche occasione, comunque sia lui che insomma... Sì, no, sono mossi bene, sono mossi, sono integrati bene, adesso la squadra è cambiata, c'è da lavorare. E, peccato ecco, il eh, risultato che eh, ci permetteva un attimo di... di se un risultato positivo di lavorare con più tranquillità, però eh, ne prendiamo atto e noi non molliamo, andiamo avanti. Adesso c'è anche la pausa, sì, insomma, quindi si può per ordinare però ecco, eh, andiamo giù e per, a Fermignano, andiamo giù a Fermignano per poter, eh, per poter iniziare bene il campionato del 2009. Siamo con il mister della cingolana, Damiano Morra. Eh, mister, nonostante la sua squadra abbia giocato tre partite in sette giorni. Un, eh, anche insomma, il turno, l'infrasettimanale, il recupero con il piano, eh, oggi un primo tempo veramente bello. Mm, ma è vero, noi abbiamo fatto, abbiamo fatto un pareggio a Urbino, siamo andati due volte in vantaggi siamo stati recuperati. Abbiamo fatto una partita mercoledì a casa del piano San Lazzaro e il risultato è onestamente bugiardo perché meritavamo a quanto meno il pari, nonostante le cronache. Oggi ho chiesto ai miei ragazzi di dare ritmo, 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 nonostante un paio di giocatori non si fossero mai allenati da mercoledì scorso. Abbiamo recuperato Simon Celi, un giocatore per noi molto importante. Sì. Abbiamo Oggi fatto... abbiamo fatto... Una, una buonissima partita, abbiamo creato, certo nel, nel finale Giulietti ci ha messo una pezza, però onestamente per quanto mi riguarda sarebbe stato il pareggio a Asina sarebbe stata una beffa. Sì. Eh, oggi è stata un po' la partita dei portieri, perché dall'una e dall'altra parte hanno fatto dei miracoli anche argentati sulle punizioni di, di Aquino e di, no, di. Simoncelli e di Alessandrini e ha fatto dei miracoli. No, no, ma io dico sempre che portieri io posso parlare per il mio, il mio è una gran persona, è un gran, un gran portiere. I portieri sono lì, sono lì per parare, fanno parte della squadra, io sono, sono convinto che, che Giulietti è un ottimo portiere e, e del resto l'ha dimostrato anche oggi nel finale. Però io non posso fare altro che, che ringraziare i ragazzi per quello che stanno facendo. Noi in questi quattro mesi abbiamo avuto una marea, una marea veramente di defezioni, adesso con la sosta speriamo di recuperare Canciano che è fuori da 11 giornate, non lo dimentichiamo, abbiamo perso Cresta che si deve operare. E Volevo fare così un ringraziamento anche ad Agnetti e Fiume che si sono inseriti molto bene molto in questo bene. gruppo. Sono con noi Complimenti, da. Complimenti, sono, sono, esatto, sono con noi da dieci giorni, però si sono inseriti subito. Quindi, questa è stata una, giornata, una giornata molto bella. Abbiamo una classifica veramente bella da guardare. Eh sì. E adesso andiamo <ride> avanti. Complimenti e auguri di Buon Natale. Sintanto, <ride> Salve. Grazie.